Ben ritrovati ad un altro appuntamento con Tra le sponde e le pendici. Quest'oggi lo iniziamo davanti alla stazione centrale di Pisa e c'è un motivo specifico del perché abbiamo deciso di partire da qui. Andiamo subito a spiegarlo. Abbiamo deciso di partire dalla stazione perché oggi vogliamo dare un taglio diverso alla nostra trasmissione, un taglio che è quello della visuale che Pisa offre ai viaggiatori che partono per una visita alla città proprio dalla stazione. Sarà un percorso on the street molto camminato, con una visuale unica dell'occhio del turista o comunque della persona che scende a Pisa dalla stazione per visitarla. E lo facciamo utilizzando una telecamera palmare di ultima generazione della categoria Action Cameras con stabilizzatore e gimbal, di quelle molto usate ultimamente anche per proporre documentari su canali tematici web. Poca distanza dalla stazione, subito capiamo perché Pisa è considerata un po' una piccola capitale della street art. Troviamo due opere importanti, una recentissima di circa un anno fa del pittore street artist Cobra brasiliano. Si tratta del grande murales di ben 160 metri quadri dedicato a Galileo Galilei, nato a Pisa. E allora sullo sfondo di un cielo stellato abbiamo un Galileo che osserva con un cannocchiale le stelle. I cannocchiali in realtà è la torre di Pisa. E il murales di Galileo si trova a poche decine di metri dall'altro storico murale realizzato nel 1989 da Keith Haring, il proverbiale tutto mondo coloratissimo, realizzato sulla parete esterna della canonica della chiesa di Sant'Antonio Abate. E nonostante sia in una posizione un po' defilata, anche se in pieno centro, soprattutto negli ultimi anni il nome di Haring ha dato il giusto merito a questo stupendo murale e, statistiche alla mano, è diventato il secondo più visitato a Pisa di monumenti dopo la torre. Una particolarità che notiamo è che il turista che arriva alla stazione cercando l'itinerario per arrivare in Piazza dei Miracoli, ovviamente mai consuetudine andare su Google Map, bene, Google Map ti propone per l'itinerario a piedi il passaggio da Via Crispi e poi Via Roma, stranamente non dall'asse viario più diretto che è quello Corso Italia, Borgo Stretto, Borgo Largo, che poi è anche quello più ricco di attività commerciali, di bar, di negozi. E comunque, seguendo questo itinerario, il primo monumento storico che troviamo da visitare è la bellissima Basilica di San Paolo a Ripadarno, addirittura preceduta dalla Chicca, che è la piccola cappella Sant'Agata nella parte posteriore della chiesa di San Paolo a Ripadarno, quindi a poca distanza dallo stupendo abside. Insomma, Pisa comincia subito a mostrare la sua bellezza ai turisti che arrivano dalla stazione. Per quanto riguarda la chiesa di San Paolo a Ripadarno, il primo colpo d'occhio è quello di una facciata leggermente inclinata verso destra, verso l'Arno, ed è proprio così. Infatti questa è una delle peculiarità che rendono unica, e non solo per questo. Una basilica che è stata recuperata qualche anno fa con un lavoro importante di restauro, soprattutto per i suoi interni, che adesso quando sono visitabili mostrano tutta la sua bellezza.
avvicinandosi ai Lungarni, ovviamente Ponte Solferino sulla destra spicca la bellissima chiesa gotica della Spina. Andiamo a vederla e poi proseguiamo il nostro itinerario di avvicinamento a Piazza dei Miracoli. È inutile ribadire come la meta agognata per chi arriva a Pisa dalla stazione poi sia arrivare in Piazza dei Miracoli. Questo nostro percorso mattutino, cittadino, estivo lo conferma ancora una volta, il classico appuntamento sotto la torre per la foto di rito, ancora una volta è l'appuntamento clou della visita a Pisa, che speriamo naturalmente noi sempre non sia troppo mordi e fuggi, anche se questo rischio, lo sappiamo, c'è sempre, perché a Pisa tante persone vengono solo per la torre, sbagliando, e poi se ne vanno altrove. C'est une jolie bande de joyeux fêtards qui se couche à l'aurore et se lève très tard, ne pensant qu'à aimer ou jouer de la guitare. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Ils ne font rien de plus que fêter chaque instant, saluer la pleine lune, célébrer le printemps. Si bien pour travailler, ils n'ont plus guère le temps. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Et je me reconnais en eux assez souvent, comme je gaspille ma vie à tous les vents. Et je me dis qu'ils sont mes frères ou mes enfants.
ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. S'ils passent parmi vous, regardez-les bien vivre, et comme soyez fous et comme soyez ivres, car leur seule folie c'est vouloir être libre. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Ils vieilliront aussi qu'ils restent ce qu'ils sont, des viveurs d'utopie aux étranges façons, des amants, des poètes, des faiseurs de chansons. Ecco qua, la nostra action camera con la prospettiva del turista, nella nostra camminata mattutina estiva a Pisana ci riporta alla fila in attesa di salire sulla torre. Ovviamente abbiamo visto una carrellata di turisti con la originale fotografia con le braccia che sorreggono la torre. Niente di nuovo sotto il sole, nothing new under the sun, per dirlo in inglese, è anche questa la prerogativa, la caratteristica specifica del turismo sotto la torre. Allora adesso spostiamo il nostro raggio d'azione, sempre con la nostra camminata mattutina con la visuale del turista. Imbocchiamo via Santa Maria e andiamo in Piazza dei Cavalieri, forse non visitata quanto meriterebbe, ma questo ormai è un vecchio discorso. Eccoci qua allora, dall'Arco dei Gualandi, il percorso pedonale porta in 5 minuti da Piazza Duomo a Piazza dei Cavalieri. E anche in Piazza dei Cavalieri si respira la storia di Pisa, come stanno sicuramente leggendo nelle guide i turisti qui presenti, la storia dei palazzi che la circondano, poi la fontana del Gobbo è sempre un'attrattiva per fare delle belle fotografie, la fontana che si trova sotto la statua di Ferdinando de' Medici. E poi un'altra bella particolarità di Piazza dei Cavalieri, che non ha niente di storico, ma qualcosa di stoico, ecco, oserei dire, perché è l'ultima edicola fatta come erano nei decenni scorsi, rimasta nella città di Pisa. Andiamo a vederla. Thank you.
C'è poi anche una Pisa decisamente meno turistica, e forse è bene che sia così, che è quella più vissuta dalla cittadinanza. I richiami storici ci sono anche in strade come questa, Via delle Sette Volte. Che percorsa in direzione dei Lungarni ci porta al cuore pulsante della Pisa attiva commerciale di inizio secolo scorso e anche fino agli anni 70-80 del secolo scorso, poi ha cominciato ad avere altre problematiche. Ci riferiamo a Piazza delle Vettovaglie. Un applauso va fatto veramente a chi è, per caso di dirlo, resiste ancora. Ed eccoci arrivati adesso in Borgo Stretto, altro snodo pedonale importante di Pisa, ricco di attività, di bar, di negozi di vario tipo, dalla gioielleria alla libreria, al negozio di borse. Pisani e non ovviamente lo popolano. All'inizio di Borgo Stretto fa bella mostra di sé la stupenda chiesa di San Michele in Borgo, tra l'altro una delle poche chiese aperte regolarmente e quindi visitabile. Proviamo a entrare? Eccoci in una pausa nella ampia e verde Piazza Martiri della Libertà, erroneamente conosciuta come Piazza Santa Caterina, con al centro la statua del Granduca Pietro Leopoldo I, eretta 40 anni dopo la sua morte, come ci dice l'epigrafe, e poi ci trasferiremo in un altro luogo molto fresco, il Viale delle Piagge, dove andremo ad incontrare quello che sicuramente i turisti leggono sulla guida, la seconda torre pendente o campanile pendente della città di Pisa. E a fianco di Piazza Martiri della Libertà troviamo la chiesa di Santa Caterina, da cui l'erronea denominazione della piazza, una bellissima facciata in romanico pisano, e anche questa chiesa, con nostra soddisfazione,
ha il portone aperto, per cui entriamo rapidamente anche nella chiesa di Santa Caterina. Ed eccoci arrivati sul Viale delle Piagge a mostrare quella che viene definita la seconda torre pendente della città, il secondo campanile pendente. In realtà la pendenza è ancora più accentuata e lo si percepisce chiaramente del campanile della chiesa di San Michele degli Scalzi. Oltre a notare la bellezza di questa chiesa, tutta in pietra, con delle colonne bellissime, proprio la presenza delle colonne fa percepire come tutta la chiesa, come la chiesa intera sia spostata, sia pendente, spostata in direzione dell'Arno. Non solo il campanile, questo è veramente una curiosità che forse non è nemmeno scritta nelle guide consultate dai turisti, dei quali stiamo cercando di ripercorrere il cammino nella loro visita a Pisa in questa mattinata estiva camminando. Dopo aver sentito anche le bellissime campane della chiesa di San Michele degli Scalzi, andiamo a chiudere questa puntata molto particolare, camminata tra le sponde e le pendici, con il nostro tour da turisti che è partito dalla stazione centrale e terminato qui sul Viale delle Piagge. Vi ringrazio, vi saluto, ma prima, visto che abbiamo parlato di campanili pendenti, in chiusura, chissà, forse il più attento dei turisti, scartabellando nella guida più puntigliosa, avrà letto che esiste anche un altro campanile pendente, una pendenza più leggera, non si percepisce bene, ma è così, è quello della chiesa di San Nicola in via Santa Maria. E con le immagini del campanile della chiesa di San Nicola si chiude veramente questa puntata. Grazie, alla prossima!